Per me è un onore, un privilegio essere qua un po' a presentare il nostro progetto. Un progetto che è nato quest'estate da una chiacchierata tra amici, eravamo a cena, si parlava un po' dei problemi che c'erano all'interno della nostra Repubblica e abbiamo deciso che c'erano due soluzioni: o continuare a lamentarsi oppure fare un qualcosa di attivo per dare il nostro contributo al paese. E abbiamo scelto la seconda opzione. Di fatto cosa abbiamo fatto? Ci siamo messi insieme con un po' di amici, un po' di testo, un po' di idee, e abbiamo iniziato a mettere nero su bianco quello che secondo noi poteva essere positivo per il paese per rilanciare l'economia. Di fatto siamo una start-up di idee. Siamo nati in 3-4 amici a una tavola, Una a cena. una cena. Adesso ci ritroviamo con 35-40 persone che ci danno una mano e ci danno un sostegno attivo. Questo qui è quello che era l'inizio. Sempre di più ci siamo sviluppati, abbiamo deciso di presentarci un po' pubblicamente, perché prima eravamo un gruppo di amici che ci trovavamo al bar, tra virgolette. Sentimi da. Ma sostanzialmente siamo un gruppo di ragazzi, sì, che a questa cena praticamente. Abbiamo un attimo intavolato quello che potrebbero essere i. Sì, io mi chiamo Casadei Matteo, e ho una ditta di informatica a Dogana. E niente, come ha detto Franci, ci siamo incontrati a questa cena, abbiamo messo nero su bianco quelli che sono i problemi della Repubblica e abbiamo deciso di analizzare ancora un po' più, mettere sotto il microscopio, insomma, le problematiche e analizzare appunto la situazione attuale e cercare di proporre soluzioni. Quindi non siamo nati con l'intento di fare la guerra a nessuno, di andare contro a qualcuno, ma vogliamo soltanto dire che per far ripartire il nostro paese è necessario muoversi in una determinata direzione. Quindi questo è quello che facciamo. Praticamente siamo appena nati, quindi sarà ancora da fare tutto questo lavoro di start-up, però siamo sulla buona strada, abbiamo ricevuto un riscontro positivo con quelle persone, le persone che ci seguono e ci sostengono. È un contenitore di idee di persone che hanno voglia di dare il loro contributo attivo. Diciamo che ci siamo un po' stancati di continuare a lamentarsi, 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 criticare le scelte di governo, le scelte di opposizione e così via. Bisogna dare un contributo attivo. Ovviamente non lo stiamo facendo a livello politico, lo stiamo facendo nei nostri ritagli di tempo, nel nostro piccolo, per cercare di portare un contributo attivo. Questo qui è quello che ci teniamo a sottolineare. Abbiamo persone che si occupano, ci sono dei gruppi di lavoro e ogni gruppo di lavoro si occupa di sviluppare un punto. Abbiamo persone che analizzano un po' la situazione economica, professionisti, imprenditori e così via che sono sul territorio, quindi abbiamo bisogno un po' dell'aiuto di tutti. Non siamo così presuntuosi da dire abbiamo l'idea, la soluzione noi. Cerchiamo persone che hanno idee e la pensano come noi per rilanciare un po' l'economia. E gli chiediamo se vogliono far parte del progetto, se ci vogliono dare una mano. E stiamo riscontrando un grosso aiuto da imprenditori che sono un po' stanchi della situazione, imprenditori e professionisti. Lola. Sono Lorenzo Busignani e mi collego, diciamo, a quello che hanno detto i miei amici. Questo è nato perché noi non volevamo fare politica, non amiamo fare politica e non ci piace la politica, però in un paese piccolo come San Marino, dove il prodotto interno lordo è sceso del 30%, uguale alla Siria, ma in Siria c'è la guerra civile, un paese dove hanno chiuso non so quante centinaia e centinaia di aziende, un paese dove la disoccupazione anche tra sanmarinesi ormai è all'ordine del giorno, basta andare nel bar, si trova gente che è disoccupata. E siamo caduti in una crisi che non ha precedenti negli ultimi 50 anni. I modi per non cadere nella crisi c'erano, i modi per uscire dalla crisi in 12-24 mesi ci sono, però serve pragmatismo. E abbiamo un PIL, come ho detto prima, che è in caduta libera dal 2009, con picchi da almeno 12 a quest'anno che avevano detto che sarebbe stato un più 0,6. Ho letto Fixing l'altro giorno, dove in realtà sarà meno 3,5. Quindi un discostamento dal dato che ci avevano detto di 4,1 punti percentuali, anche un dato che non ha uguali. Chi opera nella finanza sa che uno Stato non può dichiarare un PIL se poi dopo c'è la differenza con la realtà di oltre 4 punti percentuali. Generalmente si oscilla di uno 0,1, 0,2, se c'è un terremoto di uno 0,7, ma non mai così tanto, quindi c'è troppo approssimativo.
e bisogna fare una politica industriale per rilanciare l'industria, è possibile, abbiamo identificato delle aree dove si può sviluppare l'industria a San Marino con un vero piano industriale, perché oggi a San Marino non c'è politica industriale, abbiamo le idee chiare su come rilanciare la raccolta bancaria con raccolta in shore legata alle residenze. Noi diciamo singolarmente che le residenze a San Marino erano una cosa primaria, ci davano tutti contro, tutti erano contrari alle residenze in politico, quasi tutti. Oggi siamo arrivati che la stessa politica dice che bisogna dare le residenze perché sennò non salviamo l'edilizia, non salviamo le banche. Quindi si sta avverando tutto quello che qualcuno di noi, me compreso, diceva da anni. Noi ora diciamo la direzione deve essere quella verso il casinò, la direzione deve essere quella verso un centro storico stile Nuova Gorizia, e residenze non solo a chi crea occupazione diretta come hanno legiferato in questi giorni, in questi mesi, ma a chi porta ricchezza. Se io porto 100 milioni o 10 milioni di euro in una banca, una polizza privata sanitaria, io devo avere la residenza, perché poi dopo mia moglie consumerà qui, i miei figli vanno a scuola qui, io porto le mie idee qui, eccetera. Quindi dobbiamo trovare la ricchezza. Ci sono tanti altri modi, entrare nello spazio economico europeo, che non è l'Unione Europea, non dico pro o contro UE, ma dico il sì, lo spazio economico europeo è basilare. E ci sono tantissimi modi e non riusciamo a svilupparci. Un'altra cosa, e poi mi fermo, è un piano di sviluppo legato a un ufficio stampa sanmarinese che tuteli l'immagine di San Marino e di sanmarinesi, se non altro almeno in Italia. Oggi siamo sotto attacco costante e non riusciamo a difenderci. Esatto, questo ufficio stampa deve essere composto da qualche giornalista, qualche imprenditore, qualche tecnico. Ci attacca Ballarò, va un nostro esponente, e ci compriamo una puntata di un concorrente, non lo so, ma dobbiamo difenderci, perché oggi siamo visti malissimo come popolo, con un'economia che è fallita, con uno Stato che è fallito, con una politica che ha solamente proposto tasse, rigore, debiti e qualche taglio. Quando la ricetta per San Marino è solo lo sviluppo, perché anche tagliando la PA troppo, perché si arriverà a decapitare la PA, secondo me così, perché siamo al collasso, e povertà, quindi dobbiamo fare lo sviluppo. Prego, amico mio. Allora, noi, siccome abbiamo detto che siamo una startup di idee, sono Fabio Andrei, siamo una startup di idee, quindi siamo un contenitore di idee, ma per dare seguito a queste parole abbiamo attivato appunto dei gruppi di lavoro. Questi gruppi di lavoro si avranno il compito di analizzare la situazione sammarinese, quindi compararla anche con quelle di altri stati, al fine di proporre quindi una nuova o legislazione o comunque metodo per appunto migliorare il sistema attuale sammarinese. Quindi sono attivati questi gruppi di lavoro come startup, dove direi che siamo a buon punto, quindi abbiamo analizzato la situazione attuale con quella, anche comparandola con quella dell'Italia, e quindi con questi progetti appunto ci riproponiamo di portare il nostro contributo a migliorare appunto l'immagine e l'economia di San Marino. Questi progetti, questi gruppi di lavoro sono aperti, quindi non abbiamo assolutamente paura che ci rubino progetti, perché come è stato detto anche nella presentazione, se qualcuno vuole usare le nostre idee, ben venga, perché vuol dire che sono delle idee positive, competitive, positive, quindi qualunque cosa per migliorare il nostro paese noi la avvaliamo. Quindi i gruppi di lavoro sono questi: startup, piano industriale, riforma della PA, riforma scolastica, internazionalizzazione, territorio e turismo. Questi sono un po' i più importanti. Poi ci saranno dei subgruppi di lavoro che si andranno ad approfondire appunto queste macro tematiche. E abbiamo anche un sito internet che si chiama sognandosanmarino.com, dove abbiamo attivato anche un forum. In questo forum appunto ci sono già delle idee su queste tematiche, e ognuno, facendo il login col proprio account di Facebook, può entrare nel forum e scrivere quello che vuole, la propria opinione, in base a darci anche dei suggerimenti, e cose che saranno molto apprezzate da noi. Quindi anche per qualsiasi informazione ci potete contattare attraverso il nostro sito internet.